ad ora TG, ancora le indagini sulla tragedia dell'ultraleggero precipitato ieri a Calatabiano, vittima Rosa D'Agostino, sorella del deputato regionale accese Nicola D'Agostino. Andiamo con il primo dei nostri servizi, la cronaca, più tardi sentiremo anche il racconto di un testimone. Il giorno del dolore e dello strazio per i familiari di Rosa D'Agostino, 45 anni, sorella del deputato regionale di Sicilia Futura, Nicola, pilota dell'ultraleggero che ieri pomeriggio è precipitato nelle campagne tra Calatabiano e Fiumefreddo. Una zona impervia, difficile da raggiungere, la vedete, a Pasteria, adiacente al torrente Minissale. Qui i soccorsi hanno impiegato tempo per raggiungere la carcassa del velivolo dove il corpo della donna è rimasto incastrato per un'ora, ormai privo di vita. Il suo recupero, grazie ai vigili del fuoco e agli uomini del corpo forestale e testimoni dell'accaduto, i primi a lanciare l'allarme prestando servizio antincendio in quelle zone. Un tragico schianto avvenuto quando ancora il monoposto Tecnam P92 era in fase di decollo, forse un problema al motore. Un guasto tecnico che avrebbe fatto avvitare su se stesso il mezzo aereo. Di sicuro non c'è stato alcun cedimento strutturale. La pilota, per la tipologia di aereo, avrebbe avuto poco meno di un minuto per riavviare il motore, attivare le pompe elettriche o aprire i serbatoi qualora fossero stati chiusi. Il tonfo e poi il silenzio. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Un dramma. Rosa D'Agostino, una dei titolari della DACCA, azienda accese di stoviglie monouso, era appassionata di volo. In 6 anni aveva accumulato 110 ore e quando poteva ne approfittava per solcare i cieli sopra il vulcano e la costa etnea. Dal campovolo di Calatabiano era partita nel pomeriggio. Un amore per l'alta quota che si è rivelato fatale. I componenti di vedetta dell'aviosuperficie hanno detto di aver assistito in diretta alla tragedia che si è consumata quando ancora l'ultraleggero non era in quota. Rosa D'Agostino, tradita da quella che era per lei una vera e propria passione, era molto conosciuta da Cireale, per lei messaggi di affetto sui social, dove anche il fratello Nicola ha affidato le sue parole d'addio. Così, con un post sul suo profilo Facebook: ti ricorderò come la sorella che amava la vita, la famiglia, gli amici e il lavoro con passione e sincerità profonda e inimitabile. Avevi sempre ragione anche quando non sembrava. Eri come un temporale, splendido e tempestoso quando arriva, splendido e rincuorante quando finisce. Ora è tempo di pace e ci lasci soli con un grande vuoto, splendida sorella mia. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Giarre. Intanto dalla Triavio SRL, ente gestore dell'avio superficie di Calatabiano, che è certificata ENAC ed è stata anche base logistica del G7 l'anno scorso per le forze armate, l'elicottero di Trump è atterrato qui, precisa che la responsabilità ricade sempre sul pilota, a maggior ragione quando questo è già in volo. Siamo affranti per la perdita di una cara amica. Si aspetta adesso l'esito delle indagini. Sarà l'inchiesta a chiarire dinamiche e cause. Ed intanto, mentre si indaga, fa non poca impressione il racconto degli uomini della forestale che hanno assistito alla terribile scena. Il motore si è spento, poi il tonfo, il peggiore epilogo, hanno detto. Sentiamo il servizio di Mario Grasso. Questa è la pista dell'aerosuperficie di Calatabiano, 500 metri, per levarsi in volo verso Taormina, guardando sulla destra il mare e sulla sinistra l'Etna. Una posizione invidiabile per questo campo certificato dall'ENAC e dove quotidianamente si susseguono atterraggi e decolli. Non solo amatori, ma esperti piloti scelgono il campo di volo sia per la sicurezza che per i collegamenti terrestri. Operativa sin dagli anni 80, poco più di un anno fa durante il G7 la pista fu utilizzata dalle forze dell'ordine come scalo di sicurezza per i velivoli e gli elicotteri a supporto del vertice internazionale. Ai piedi della pista, verso nord, si scorge l'aereo ultraleggero che ieri, nel tardo pomeriggio, è precipitato subito dopo il decollo. Agghiacciante il racconto degli operatori della squadra antincendio della forestale di Giarre, che hanno prima sentito il motore spegnersi e poi visto cadere rovinosamente il piccolo aeroplano. Noi abbiamo assistito, come spesso capita qua in questa postazione, al decollo di un velivolo ultraleggero, ma per noi tutto rientrava nella normalità. Solo quando non abbiamo più sentito il rumore del motore ci siamo girati a seguire l'evoluzione del velivolo, che provando a fare un rientro sulla pista, data la bassa quota e la bassa velocità, non è riuscito a ottenere ciò e dunque si è avvitato precipitando in moto. Ci faccia vedere, ci indichi più o meno? Allora,
Finita la pista, decolla, si alza più o meno all'altezza di questo promontorio e a un certo punto si spegne il motore. Si spegne, il pilota prova a virare per riacquisire la pista, ma non vi riesce, il velivolo vola giù andando a sbattere in modo perpendicolare sul selciato. Voi avete immediatamente allertato? Noi abbiamo aspettato fino a 5 secondi per vedere se ci fossero dei movimenti lì attorno al velivolo, ma non si muoveva nulla, di conseguenza abbiamo subito allertato il 118 e la nostra sala operativa per che allertasse i vigili del fuoco e un eventuale intervento dell'elisoccorso. Tutti sono arrivati in maniera tempestiva, mi diceva poco fa. Allora, i soccorritori sono arrivati in modo tempestivo, non abbiamo atteso nulla, l'ambulanza l'abbiamo trovata sulla strada e quando abbiamo abbandonato i mezzi perché il raggiungimento del velivolo si è potuto fare solo a piedi, e subito dopo, mentre si creava un varco per raggiungere il velivolo, è arrivato l'elisoccorso. Parliamo di non più di 10 minuti. È una zona da qui la dominiamo, ma in realtà si tratta di una zona impervia. Lei mi diceva poco anzi avete dovuto addirittura aprire un varco per permettere l'arrivo dei soccorsi sino dove c'era l'aereo. Sì, assolutamente, perché è una zona non praticabile, con vegetazione folta che raggiunge anche i 2 metri, accidentata, e bisogna oltrepassare un torrente e non è facile con i mezzi di soccorso tipo ambulanze se non sono dei fuoristrada. Tragedia a Catania. Nel primo pomeriggio di oggi la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco è stata allertata dalla guardia costiera per l'avvistamento di un cadavere nei pressi della costa del lungomare catanese. Sono giunti sul posto la prima partenza del comando centrale di Aterra e del nucleo sommozzatori e la sezione navale dei vigili del fuoco. Il personale dei vigili del fuoco ha dunque recuperato il cadavere e lo ha trasportato nel vicino Porticciolo in zona Piazza Europa per metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria e degli organi che condurranno gli accertamenti di competenza. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato. Intanto l'uomo è stato identificato. Si tratta di un 51enne, viveva con la famiglia nel quartiere Picanello. Di lui non si avevano notizie da 2 giorni, lascia moglie e 2 figli. La Guardia Costiera ha sequestrato a Capomulini, frazione a mare di Acireale, un solarium abusivo. Sequestrato un solarium ampio 220 metri quadrati, ancorato secondo l'accusa illegalmente sulla costa lavica di Capomulini nella zona del Faro. Secondo quanto accertato dai militari della Guardia Costiera Etnea, il gestore avrebbe inoltre fatto installare una scaletta in legno non in regola di circa 20 metri per l'accesso in mare dei bagnanti. La struttura è stata realizzata senza le necessarie autorizzazioni della Regione Siciliana, che ha la competenza sul demanio marittimo affidato agli uffici della Capitaneria di Porto, che ne esegue i controlli e certifica la corretta compilazione delle richieste e il successivo rilascio delle concessioni. Peraltro, da un'ulteriore verifica documentale sarebbe emersa una diffida a non montare la struttura in legno alla società Capomulini SRL, particolare che aggrava la posizione del concessionario. La piattaforma abusiva è stata posta sotto sequestro, l'amministratore è stato deferito alla Procura della Repubblica di Catania per aver realizzato delle opere senza le previste autorizzazioni. I sigilli apposti nella struttura impediscono l'accesso dei clienti nel solarium ad una settimana dalla chiusura ufficiale della stagione balneare. Diversi negli ultimi 15 giorni gli stabilimenti balneari del lungo costa che corre da Fondachello alla Praia di Catania, come pure chioschi e palafitte di ristorazione che insistono su scogliere o spiagge e demaniali al centro di approfondite verifiche dei militari della Guardia Costiera, che hanno sequestrato strutture turistiche non in regola ed elevato a sanzioni amministrative a carico di venditori ambulanti abusivi che stazionavano sull'Arenile. La scorsa settimana è stato sequestrato un chiosco ad Acicastello, risultato interamente abusivo, il cui titolare aveva trasformato la faccia a mare con vista sull'antico maniero in una pertinenza a deposito, sottraendo alla pubblica parte del marciapiede. I controlli della Guardia Costiera sui siti demaniali proseguiranno anche nelle prossime settimane. Adesso la cronaca: ha arrestato un rapinatore il 16 giugno scorso a Catania, in via della Scogliera. Un 50enne catanese si era qualificato come agente della polizia, avrebbe sottratto una Fiat Punto ad un pensionato. L'uomo era poi andato a Mascali a rapinare una tabaccheria.
armato di grosso cacciavite, scappando poi a bordo dell'utilitaria con un bottino di 3.200 euro e svariate stecche di sigarette. E quanto contestano i carabinieri, ad un detenuto catanese di 50 anni, si trovava già nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, Gaetano Felice, e Felice gli investigatori sono arrivati grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza di sicurezza dell'esercizio commerciale. Ancora cronaca, truffatori in manette a Mineo, i carabinieri hanno arrestato il 57enne Francesco Cirami ed il complice di 26 anni, entrambi di Paternò, ritenuti responsabili del concorso in concorso di truffa aggravata e continuata. L'8 settembre si erano presentati in una ditta di Mineo che si occupa della commercializzazione di prodotti per l'agricoltura, avevano acquistato vario materiale, pagato poi tramite un assegno di oltre 10.000 euro. L'assegno era poi risultato falso, ma i due si erano presentati dopo qualche tempo ancora presso l'azienda per acquistare ulteriore materiale, saldato alla fine tramite un assegno dell'importo di 5.800 euro. Peccato che però c'erano i carabinieri sul posto, perché appunto l'imprenditore aveva già esposto denuncia. Adesso a Catania, nuova protesta dei lavoratori della Multiservizi, attendono lo stipendio arretrato, in assenza di risposte resterà lo stato di agitazione. Il servizio è di Francesco La Rosa. Vibrata protesta stamattina in Piazza Duomo a Catania dei lavoratori della Multiservizi. Aspettano ancora lo stipendio del mese di agosto e dopo un incontro con gli uffici comunali non hanno ricevuto risposte confortanti. Monta quindi la rabbia e resta lo stato d'agitazione. Sì, abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti del comune, esattamente con la dottoressa Leonardi, che praticamente ci ha prospettato la situazione del comune, cosa che già sapevamo. Ci ha detto che soldi non ce n'erano per pagare gli stipendi del mese di agosto a Catania Multiservizi, che aspettavano fra 10 giorni, quando sarà pagata la TARO, forse riusciranno a pagarci agosto, ma già abbiamo finito anche settembre, per cui i lavoratori non possiamo più aspettare questi tempi così lunghi, perché abbiamo famiglia, dobbiamo andare a lavorare, per andare a lavorare ci vuole la benzina nelle macchine e quant'altro. È inutile stare a dire tutto quello che comporta per una famiglia essere senza soldi, per cui sto proclamando lo sciopero, così come mi impone la legge. Fra 10 giorni lavorativi saremo di nuovo qua, ma non come assemblea, ma come scioperanti. Rimaniamo in stato d'agitazione, sì. Il problema è che non ci danno nessuna garanzia, hanno detto fra 10 giorni venite che ne parliamo. No, non è giusto, abbiamo famiglie, non è giusto, è una cosa che si ripeterà sempre, sempre, di anni e anni e anni, è una cosa vergognosa. Io voglio vedere e voglio precisare una cosa, ve la dico, che giorno 24 e il 25 i comunali percepiscono lo stipendio e noi sempre no. Vedete, io dico no, non ce ne sono per nessuno. No, 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 per voi questo mese vi pigliano 24 comunali lo stipendio e a molti servizi niente, non se ne parla, manco fra 10 giorni, 20 giorni, ce lo possiamo scordare lo stipendio, perché il comune soldi non ce n'ha. E torniamo invece a parlare dell'imminente oramai visita del Papa in Sicilia, mancano soltanto 3 giorni, dunque si definiscono gli ultimi dettagli della complessa organizzazione. A Palermo sono attesi decine di migliaia di fedeli. Sarà una visita ricca di significati quella di Papa Francesco sabato prossimo in Sicilia, prima a Piazza Armerina, poi a Palermo, nel capoluogo isolano, in occasione dell'anniversario dell'uccisione per mano mafiosa del beato Don Pino Puglisi. Il pontefice pellegrino in terra di martiri ha affermato ieri, presentando il programma ufficiale con la messa al Foro Italico, momento centrale della tappa, l'arcivescovo Corrado Lorefice. Bergoglio renderà omaggio all'ex parroco di Brancaccio, visiterà i luoghi dove svolgeva il suo apostolato, la chiesa di San Gaetano, Piazzanita Garibaldi dove venne assassinato e la sua abitazione ora trasformata in museo, e poi sosterrà in preghiera davanti alla sua tomba nella cattedrale di Palermo. Una condanna senza mezzi termini, già nei gesti, a Cosa Nostra che, ha sottolineato ieri il pastore dell'arcidiocesi, è intrinsecamente anti-evangelica. Il pontefice, ha aggiunto Lorefice, non vede l'ora di arrivare nell'isola. Ci torna da successore di San Pietro per la seconda volta, era già stato nel 2013 a Lampedusa per l'emergenza migranti. Questo è il
messaggio che ieri ha aperto la conferenza stampa diffuso alla vigilia da Francesco. Pulizzi è stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo, li sottotraeva alla malavita. E così questa ha creato di sconfiggerlo uccidendolo. In realtà però è lui che ha vinto con Cristo risorto. Lodiamo Dio per la luminosa testimonianza di Don Giuseppe Puglisi e facciamo tesoro del suo esempio. Cari giovani, abbiate un animo grande, non abbiate paura di sognare cose grandi. Bergoglio, che pranzerà con gli ultimi migranti, detenuti e tossicodipendenti nella mensa della missione Speranza e Carità di Biagio Conte, arriva nella nostra regione anche ad un quarto di secolo dallo storico messaggio ai mafiosi di Giovanni Paolo II, pronunciato nella Valle dei Templi di Agrigento, e sulle orme del santo polacco rinnoverà l'anatema contro i criminali che di fatto, ha detto l'arcivescovo Lorefice, sono già fuori dalla Chiesa. Il Papa viene anche in fondo a celebrare un altro 25esimo. Vi ricordo che il 1993 è l'anno in cui la mafia aveva dato dei forti segnali, aveva deciso anche di far fronte alla Chiesa. Penso ai tanti attentati a strutture ecclesiali a Roma, a Firenze, a Milano. E poi l'uccisione di Don Pino a settembre, come poi l'uccisione a marzo di Beppe Diana, un altro sacerdote a Casal di Principe. Ed è chiaro che Papa Giovanni Paolo II, il 9 maggio 1993, vi ricordate, pronunziò quel grido così direi penetrante, convertitevi perché verrà il giudizio di Dio. Ed è chiaro che Papa Francesco viene anche nella ricorrenza di questo 25esimo, perché verrà a dire una parola evangelica, verrà a dire che non è cristiano chi non segue la via di Cristo, che è la via della solidarietà. Non può essere cristiano chi esercita addirittura violenza e oppressione nei confronti dei più piccoli, chi esercita un potere secondo un interesse che d'altra parte non è altro che interesse di profitto, fino a schiacciare la libertà e fino ad eliminare l'innocente e chi soprattutto, come siamo stati abituati noi a Palermo, addirittura nel suo servizio, nella sua professionalità, ha dato la vita per la causa meravigliosa della giustizia e della legalità. Si allunga ancora la vicenda, parliamo di calcio, che riguarda la Serie B. Adesso la decisione del Tribunale federale della FIGC è slittata a fine mese, dunque ancora un altro rinvio per il calcio Catania. Intanto è stato stilato il calendario della Serie C. Il mondo del pallone assomiglia sempre più ad un vecchio filmato in bianco e nero di Stanley Olio, una comica surreale che nemmeno Mel Brooks, anni dopo l'esilarante duo hollywoodiano, avrebbe saputo vagheggiare in una delle sue inimmaginabili pellicole. Il dorato mondo del calcio decide infatti anche oggi di non decidere, dopo l'indecisa decisione di ieri del Collegio di Garanzia del CONI. E sì, perché nel primo pomeriggio il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, a cui il Calcio Catania si era rivolto dopo l'originaria conferma del campionato a 19 squadre, ha deciso di rinviare al 28 settembre l'udienza per avere il tempo di accorpare tutti i ricorsi presentati dalle società sportive interessate ai ripescaggi. 28 settembre prossimo, un'eternità, perché nel frattempo il campionato di Serie B, che il Tribunale avrebbe potuto bloccare se avesse discusso e accolto oggi il ricorso del Calcio Catania, proseguirà regolarmente a giocare le proprie partite, seguendo il calendario
calendario già stilato a 19 squadre e, nel frattempo, sebbene con un ritardo epocale, sarà dato il via anche alla Serie C del pallone, con il Catania impegnato a Monopoli, non si sa bene ancora se martedì, mercoledì o un giorno della settimana da inventare nel Palazzo del Pallone, a cui tutto sembra essere ormai demandato. Insomma, disattesa su tutta la linea l'attesa del calcio Catania, dei tifosi rossazzurri e di una intera città che cominciano davvero a stufarsi di un'estate senza fine, vissuta con un piede nella B, l'altro nella C, che sta stretta alla squadra e alla città che ambirebbero, anche per regolamenti scritti e non tramandati oralmente, al salto di categoria. Invece tutto sembra remare contro, quasi a voler cristallizzare uno status quo probabilmente più dettato da motivi economici che non dalle gesta dei calciatori sul campo. Appunto, il campo, i calciatori, il pubblico, la palla. Possibile che federazioni, leghe, tribunali, collegi, tavoli e tavolini abbiano dimenticato gli ingredienti principali del calcio? Appuntamento al 28 settembre, forse. E parliamo adesso di agricoltura, il marchio IGP al limone Verdello. A chiederlo al Ministero e l'associazione Limone dell'Etna. Sentiamo allora con quali argomentazioni. Il limone nostrano torna protagonista nell'intento di rinverdire i fasti di un tempo. L'associazione Limone dell'Etna ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il riconoscimento della categoria IGP della denominazione Limone dell'Etna. Parere favorevole in tal senso è stato espresso dalla Regione Siciliana ed è stata redatta una proposta di disciplinare di produzione dell'IGP, della quale è stata data lettura nel corso di un incontro pubblico tenutosi ieri sera nell'antisala consiliare del Comune di Acireale. Hanno partecipato all'incontro i rappresentanti di tanti comuni dell'Interland, nonché le organizzazioni professionali di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati. Un momento veramente eccezionale perché dopo 5 anni di sacrifici, di riunioni, di viaggi, stiamo riuscendo ad avere da parte del Ministero l'approvazione del nostro disciplinare di produzione che rappresenta l'ultimo atto prima di avere la concessione dell'IGP da parte del Ministero dell'Agricoltura. Quindi un momento epocale per Acireale, un momento tanto atteso, non solo per Acireale, per i 16 comuni interessati, perché noi sono interessati a questo IGP 16 comuni, da Acicastello fino a Castiglione di Sicilia. C'è la possibilità che si rinverdiscano i fasti di un tempo con il commercio dei limoni? Guardi, adesso credo che non sia possibile perché la globalizzazione un po' ci mortifica, però noi proprio per questo stiamo puntando ad avere un limone di qualità, un limone controllato, un limone riconosciuto che possa battere la concorrenza con questi limoni che vengono dai paesi più svariati, senza etichetta, senza nome, senza regolamenti e senza niente. Quindi diciamo, questo è un tentativo per legare il prodotto al territorio e darle un valore aggiunto per poter noi competere non tanto sul prezzo ma quanto sulla qualità e sulla riconoscibilità del prodotto. Il tema della valorizzazione è certamente centrale nelle politiche del governo regionale e mi lascio dire del mio assessorato. Soltanto attraverso adeguate politiche di valorizzazione come quella che si è fatta in maniera molto opportuna qui, in questo caso nel caso del limone dell'Etna, la nostra agricoltura può avere non solo un futuro ma può avere un futuro importante che può dare sviluppo e occupazione a quanti si vogliono cimentare. C'è la necessità di affermare la qualità, c'è la necessità di differenziare i prodotti di qualità rispetto a quelli generici di origine comunitaria o extracomunitaria. Questo è un percorso che è necessario, un percorso virtuoso, peraltro mi lascio dire anche da Siracusano, dove lì anche lì c'è un limone GP, i risultati sono straordinari, quindi sono tante persone che stanno impiantando nuovi limoneti, il prezzo assume un significato molto importante, un grande valore di questi prodotti e quindi complimenti a quanti si sono spesi, si stanno spendendo in questa attività, chiaramente siamo volentieri a supporto da tutti i punti di vista. E al Monastero dei Benedettini a Catania una mostra sui terremoti catastrofici in Sicilia. Intanto contestualmente al via nel capoluogo etneo l'89esimo congresso della Società Geologica Italiana. Sentiamo. La Valle del Belice, prima e dopo il terremoto del 15 gennaio del 1968, raccontata attraverso le immagini e l'impatto che quella tragedia ha avuto su quei luoghi fino a oggi. E questo è lo scopo della mostra Paesaggi sismici, il Belice a 50 anni dal terremoto, allestita dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana e le Università di Palermo e Catania, nonché la Rete Naturale Museale Bellicina e l'Accademia di Belle Arti di Palermo. Quella sequenza sismica
sconvolse la Sicilia sud-occidentale e si trattò del primo grande terremoto dell'Italia repubblicana, seguito anni dopo dai sismi in Friuli, Irpinia, Umbria, L'Aquila ed Emilia. Per la città di Catania è un evento straordinario perché le due più grandi società di geoscienze, la Società Geologica Italiana e la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, per la prima volta fanno un loro congresso congiunto qui a Catania. Consideri che la Società Geologica Italiana nasce nel 1881, quindi è per noi veramente un onore ospitare nella nostra città, la città dell'Etna, che è la patria naturale della geologia, se vogliamo così, questo congresso. La rievocazione anche di quello che fu il disastro del Belice. Certo, ci sono in questa occasione l'inaugurazione di due mostre importanti, quella del Belice chiaramente è a 50 anni dall'evento ed è una mostra esposta, diciamo, proprio all'ingresso del congresso, come un monumento stesso del congresso, e poi un'altra mostra molto importante è la distruzione di Mascali del 1928. Anche un'occasione irripetibile per chi come me affronta nel duplice ruolo due momenti, quello di salvaguardare i nostri beni, le nostre meraviglie che poi sono frutto anche di eventi straordinari collegati a ciò che la terra regala a questo mondo, ma che poi diventano la terra nera, la terra bianca, i luoghi e le meraviglie del nostro patrimonio artistico. La mostra rimarrà aperta al pubblico al Monastero dei Benedettini di Catania sino alla prossima 14 settembre, giorno in cui calerà il sipario sul congresso della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, che ha aperto i battenti oggi. Ogni due anni si ha un congresso di Società Geologica Italiana e quest'anno è insieme alla Società di Mineralogia e Petrologia e si fonda sulla presentazione di tutte quelle che sono le ricerche geologiche attinenti ovviamente alla prevenzione dai rischi naturali, ma soprattutto anche noi ci basiamo molto su quella che cerchiamo di diffondere la cultura geologica, e cerchiamo di diffondere la cultura geologica sia attraverso degli eventi per esempio tipo il video contest, ma anche attraverso altri tipi di azioni, tipo l'ultimo giorno del convegno sono invitati ed è aperto a tutti i professori di scienze, così che i professori di scienze possono partecipare al convegno, partecipare alle discussioni e anche aggiornarsi. Intanto il 118 regionale ha consegnato al comune di Calatabiano un defibrillatore semiautomatico, potrà essere utilizzato dai dipendenti comunali adeguatamente formati. Sono in tutto 310 defibrillatori semiautomatici consegnati in questi mesi in tutta la Sicilia dal servizio SEUS 118. I defibrillatori semiautomatici sono strumenti indispensabili che permettono di prestare tempestivo soccorso a chi abbia subito un arresto cardiaco improvviso e salvare così una vita in attesa che giungano altri operatori sanitari del 118. Uno dei 310 defibrillatori semiautomatici, tra l'altro installato sulla parete del comune, è stato consegnato questa mattina dal responsabile dell'area operativa regionale del 118 Nicole Mura al sindaco di Calatabiano Giuseppe Intelisano. Non vi è dubbio che avere un presidio ulteriore così importante, diciamo, rappresenta una vittoria per Calatabiano e una possibilità di avere uno strumento che mi auguro nessuno mai utilizzi, perché comunque rappresenta un momento di grande difficoltà, e poter riattivare il cuore di una persona diciamo, e avere lo strumento idoneo e le persone formate per cercare di intervenire con professionalità, sicuramente è un elemento, un tassello in più per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini di Calatabiano. E diciamo che io devo ringraziare in modo particolare sia l'assessore regionale che ha, diciamo, messo su il progetto che abbiamo a cuore, e in modo particolare il tramite con l'assessore che è stato il responsabile dell'area operativa del 118 Nico Lemura, che è stato veramente un trade union con l'assessore fondamentale per avere oggi la consegna del defibrillatore. Quindi ringrazio tutti ed voglio immaginare che da oggi Calatabiano, anche sotto questo punto di vista, è più sicuro.
5 dipendenti comunali che, appositamente formati, potranno utilizzare il defibrillatore semiautomatico dopo aver superato un corso base di defibrillazione. L'aspetto importante è che c'è stato veramente un grande pathos in questa direzione, una grande, diciamo, serietà nel formarsi per dare un servizio importante, quindi sul quale non si può non essere, diciamo, formati al 100%. Quindi li ringrazio, i dipendenti, per la loro disponibilità e per la loro abnegazione dimostrata in questa circostanza. L'inferno di Dante è stato messo in scena all'interno del carcere minorile di Bicocca. Qui i detenuti hanno potuto dunque assistere ad una versione semplificata dello spettacolo che ha riscosso tanto successo quest'estate alle gole dell'Alcantara. Dopo il successo alle gole dell'Alcantara, l'inferno di Dante ha varcato i cancelli dell'istituto penitenziario minorile di Bicocca, a Catania. I versi di Dante, nella rappresentazione proposta da Vision Sicily Sicilie, in forma di oratorio, all'interno del piccolo teatro, dove scroscianti applausi hanno fatto da sfondo sonoro all'opera messa in scena dagli attori particolarmente apprezzati nei diversi ruoli che caratterizzano i primi 33 canti, più la parte introduttiva, dove si narra di questo viaggio immaginario nel primo dei tre regni ultraterreni raccontati dal poeta fiorentino. La rappresentazione è di fatto la versione ridotta di quella messa in scena nel suggestivo scenario tra Motta Camastra e Castiglione di Sicilia, diretta da Giovanni Anfuso. A precederla una introduzione a Dante, al suo tempo, un momento didattico culturale con la storia, la politica, l'esilio, l'opera e la scelta di scriverla in volgare, il linguaggio del popolo, l'occasione per tracciare un filo conduttore parallelo tra questo ed il dialetto siciliano, creando curiosità ed interesse tra i ragazzi detenuti nella struttura. Entusiasta la direttrice Maria Randazzo, che ha parlato di attenzione e partecipazione superiore ad ogni aspettativa. Un momento di riflessione grazie ad un capolavoro della letteratura già affrontato a scuola, ma che è interpretato da personaggi in carne ed ossa, dà vita ad un'esperienza nuova ed affascinante che bene si sposa con le capacità di apprendimento a questa età. A fine spettacolo, inoltre, la proiezione di alcuni estratti delle rappresentazioni messe in scena alle gole in questi weekend d'agosto, in particolare la sera in cui una spettacolare eclissi di luna ha reso l'atmosfera ancora più emozionante. Al termine della giornata, inoltre, per l'istituto, alcune copie della Divina Commedia ed alcuni testi su Catania e la Sicilia, donati da una nota libreria catanese. E ancora cronaca: questo pomeriggio un incendio è divampato all'interno di un garage ad Acireale, proprio a pochi passi da Piazza Duomo. Fortunatamente nessuna conseguenza per le persone, sono intervenuti i vigili del fuoco. Sentiamo Melo Nicodemo. Un incendio abbastanza pericoloso si è sviluppato questo pomeriggio in via Topazio ad Acireale, traversa senza uscita di via Cavour, pertanto a due passi da Piazza Duomo. In un garage dove erano depositati materiali di vario genere, specialmente cartoni e carte, sono partite all'improvviso delle fiammate, di cui si è accorta una bambina abitante all'interno di questa corte, che ha dato subito l'allarme. Sono intervenuti i vigili urbani che si trovavano in servizio nella piazza, che hanno allertato i vigili del fuoco, il cui pronto intervento è riuscito a domare in breve tempo le fiamme. Il rischio maggiore lo hanno corso due coniugi, il marito 91enne e la moglie quasi della stessa età, nonni della bambina, i cui genitori abitano al piano terra di questa struttura, la cui casa è stata invasa del denso fumo che poteva soffocarli. La tipologia di tutta la struttura, tra l'altro, non avrebbe permesso in nessun modo di poter fuggire, essendo questa una corte chiusa. Fortunatamente la vicenda si è risolta al meglio grazie anche alla prontezza di spirito di questa bambina. Difficile stabilire le cause dell'incendio, come ci dicevano i vigili del fuoco, ma nei giorni a venire naturalmente verrà fatto poi un approfondimento per capire cosa è successo e in che misura la struttura può essere stata danneggiata. Ci fermiamo qui per questa edizione di Ora TG, la prossima in diretta domani alle 14. Intanto potete seguirci anche attraverso il sito internet www.reitv.it. Grazie di essere stati con noi, a tutti una buona serata. Le previsioni
meteo per la giornata di domani, giovedì 13 settembre. Il cielo sarà velato, parzialmente nuvoloso su tutta la Sicilia. I venti saranno deboli, i mari calmi. Vediamo adesso le temperature previste sempre per la giornata di domani. A Catania una minima e massima rispettivamente di 21 e 30 gradi. La temperatura più alta registrata a Siracusa con 30 gradi, la più bassa invece ad Enna con 13 gradi.